Un saluto a voi, seguaci di Games Italia, io sono il vostro signor Ojo e l'estate è tornata nel mondo di Dice Legacy e dunque dobbiamo metterci subito all'opera. Allora, iniziamo a coltivare il grano, o meglio ad arare i campi e a raccogliere ancora un po' di legna e un po' di cibo, anche se insomma siamo abbastanza messi bene come vedete. Poi verrà anche la volta di espandere il municipio e trasformarlo in un municipio di classe, che non vuol dire un municipio elegante, ma semplicemente che è un municipio che cura gli interessi di una certa classe di personaggi. In questo caso dobbiamo mettere un dado appartenente a una determinata classe, quella classe che vogliamo così amministrare con questo municipio. Abbiamo solo i villici, mettiamo i villici e dobbiamo anche aggiungerci due pepitone d'oro ed ora l'abbiamo fatto. Ecco, qui tra un po' si trasformerà e all'interno di questo territorio, di una casella intorno al municipio, potrebbero esserci dei bonus se avessimo delle leggi in tal senso. Inoltre, se andremo a distruggere qualsiasi edificio all'interno del raggio d'azione di un municipio di classe, la classe adesso legata avrà dei malus, perché appunto abbiamo rovinato, insomma, i loro possedimenti, quelli che curavano loro. Giriamo i dadi, benissimo, questi li mettiamo a copulare, visto che ho 11 dadi su 12. Questo dado da 4 lo ripariamo. Ecco, vedete l'interfaccia ogni tanto arriva e disturba. Cibo, così. Poi mettiamo questi a lavorare sempre nei boschi. Qui sono comparse altre risorse, come vedete, vedete, stiamo avanzando. Piano piano avanziamo. Ecco, il municipio si è attivato e vedete che adesso è contornato da un confine giallo che identifica appunto la classe dei villici. Mettiamo qui a cibo. Sento un po' dulcamara quando dico villici. Allora, continuiamo i nostri recuperi e mettiamo un, come si chiama? Un ingranaggio, un villico ingranaggio a coltivare il grano. Aspettiamo che rientrino almeno anche questi due insieme al loro pargoletto. Eccolo qui. Che andiamo subito a piazzare, beh, qui. Questa foresta tra po' sarà finita, solo 5 unità di legno ancora a disposizione. Ok, direi che posso lanciare i dadi e vedere cosa salta fuori. Questo da riparare, così. Questi da sfruttare le risorse. Ma questa miniera di pietra, non ci abbiamo miniere d'oro noi. Come ho fatto? Non mi ricordo come ho fatto a ottenere l'oro per migliorare il municipio. Vabbè, non mi faccio adesso troppe domande. Ok, allora, i campi sono arati, però ci servono anche seminati. Purtroppo qui non è apparso nulla di utile e quindi dovremo fare altro. Ok. Vorrei costruire anche un'altra cucina per avere più agevolmente una ricarica dei dadi, che ormai sono diventati molto numerosi. Quindi non ho nemmeno un martello, porca vacca, ero pieno di martelli negli altri turni. E stavolta no. Questo lo blocchiamo per preservarlo. Questo lo mettiamo qui. Questi sempre a coltivare. E questo lo giriamo. Olè, un bel martellino. Eccolo qua. Mettiamolo qua su. Che tanto ne basta uno per costruire la cucina. Questo lo mettiamo qui a seminare. Questo lo mettiamo a cibarsi e questi li possiamo girare, direi. Non vedo dadi in arrivo immediato. Eccoli qua, questo lo piazzo già qui, pronto a fare il pane dal grano che stiamo seminando proprio in questo momento. Questo lo metto a lavorare qui e questi, beh, li rilancio. Non ho, aspetto questi due, anzi anche questi tre. Perfetto, Rifocillus, va tutto a posto. Così. Benissimo, allora piazziamo questi qui. Vedete le tre fasi della semina del raccolto. Allora, qua una risorsa di legno l'abbiamo perduta, come vedete, abbiamo consumato tutto quello che aveva da darci. E abbiamo ancora il nostro villico maledetto. Vediamo di sfamarlo, vabbè, così allora. Perfetto. E mettiamo quindi gli ingranaggi lì. Questi non mi servono molto, la cucina è pronta per cui ripariamo anche questo, così, quasi pronto è il grano, poi niente, qua non abbiamo altro, ma aspetto che finisca qualcuno, questi due per esempio, anzi questi tre, e
e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Eccoli qui, Blongs. Allora, questo aspettiamo che finiscano loro e li mettiamo subito a riarare il campo. Ecco qua, questo qua, questo prendiamo ancora un po' di pietra, benissimo. Torce, un villico disperato urla e chiede aiuto. Qualcuno sta attaccando il nostro insediamento. Chi? Perché? Le voci sono gli altri. No, le voci sugli altri si diffondono rapidamente. Non siamo soli. Una luce lontana, uomini urlanti con delle torce. Dobbiamo fermarli prima che diano fuoco al nostro insediamento. Attenzione, qui abbiamo un problema però. Ah no, non abbiamo nessun problema per fortuna. Allora, questi sono dei nemici che ci attaccano, quindi c'è anche un po' di... c'è anche guerra in questo roguelite, e dobbiamo prendere un soldato che appartiene alla stessa classe indicata da questa iconcina qui. Allora, loro ci stanno attaccando, allora noi attacchiamo a nostra volta con un villico che si è reinventato soldato. La milizia cittadina ha respinto l'attacco. Siamo stati bravi perché in alcuni frangenti può capitare che il nostro villico, o comunque il nostro soldato, quello che difende il paese, sia ferito. E una doppia ferita purtroppo porta a morte. Quindi attenzione, attenzione quando fate queste cose qui. Ok, allora cibiamo questo, cibiamo quello. E mettiamo questi al lavoro qui e al lavoro qua. Visto che abbiamo il grano, iniziamo anche a fare le ultime... Ups, scusatemi. Riprendi. Andiamo anche a fare questo, così otterremo... What? Solo 4 tenute di grano? Ok. Allora, meglio sbrigarci prima che arrivi l'inverno. Beh, l'inverno non si vede ancora all'orizzonte. Forse la mezza estate l'abbiamo già passata. Sbrigatevi! Sbrigation! Anche questo da 4 lo ripariamo su, così. Poi vediamo cos'altro c'è. Andiamo a prendere un po' di... cos'è questo? Pietra. Ok. E gli ingranaggi sui volti dei saggi, eccoli qui. Siamo a posto? C'è qualcuno che sta finendo? Lui. Ok. Quindi ritiriamo i dadi e andiamo a fare di nuovo un'altra semina. Così, questo lo blocchiamo. O ancora. Ecco, vedete, a dover usare i tasti qua sulla tastiera, a volte schiaccio il tasto Windows e finisco per fare mezzi disastri. Allora, qui, così, perfetto. E raccogliamo un po' di roba. Ok, qui abbiamo finito di fare il grano. L'ultimo obiettivo è ottenere 6 grano. Allora, qua manca ancora un po', però abbiamo già questo. Perfetto, che andiamo subito a collocare qui. Vediamo se finisce qualcuno. Loro due finiscono, quindi posso aspettarli per lanciare i dadi così. Questo va a mangiare. Questo va a prendere il cibo da... Ah no, ha finito il cibo da lì, allora lo prendiamo da qui. Questo va a prendere un po' di ferro, se non sbaglio, sì, e anche un po' di pietra quassù. Erbe ne abbiamo due, forse sarebbe meglio prenderne un po', allora facciamo così. Ecco qua il nostro ingranaggio, un'altra risorsa finita, dobbiamo sbrigarci ad avanzare perché tra poco non avremo altro. Vedete, il gioco già inizia a metterci un po' di pressione. Così, allora sempre andiamo a raccogliere. Non dobbiamo costruire magazzini, almeno a quanto vedo. Ok, sempre raccolta. Allora, raccogliamo qua e qua. In più direi che è tempo anche di costruire un altro municipio per iniziare ad espanderci un po' verso nord. Ok, allora. Non vedo altri dadi in prossimità. Eccoli qui. Allora prendiamo questi per costruire il municipio. Così. Questi sono inutili, questi li mettiamo a raccogliere un po' di cibo qua. E purtroppo non mi sono venuti fuori ingranaggi, vabbè. Aspettiamo loro due, che sono quasi pronti, così ritiro i dadi una volta sola. Ok, lo mettiamo loro qua. Questi alla raccolta, cerchiamo di finire anche queste cose. 8 e 4. Ok, questo quanti ne ha ancora? 10, questo? 22 però.
Ecco, se sentite quella specie di gong, ci stanno attaccando. Per fortuna abbiamo una spadina e quindi la usiamo per difenderci così. Voilà. Municipio attivo. Possiamo usare un esploratore per ampliare il nostro raggio visivo, eliminare queste ombre malevole. Ok, 30 secondi per quello. Vediamo se qualche dado ha quasi finito. No. No, no. Questo qua lo mettiamo a cibarsi. Qui. Poc poc. Così, dai, via. Eccoli qui. L'esplorazione non ancora completata. Dado da curare. No, da curare, da rifocillare. Estraiamo un po' da qui e un po' da qua. Un odore malsano, si diffonde un tanfo disgustoso, strane figure portano vasi maleodoranti. Potrebbe essere una specie di veleno? Dobbiamo fermarli prima che diffondano una malattia tra la nostra popolazione. Ok, abbiamo uno spadaccino per fortuna e li blocca lì. Perfetto, ucciso, non siamo neanche stati feriti per fortuna. Ok, questo è quasi pronto. Mettiamo questo a mangiare, tanto per... E ritiriamo i dadi così. Ah, ne ho uno solo qui, peccato. Ah, dobbiamo costruire una caserma, una scuola, un'officina di ricerca. Allora, caserma prima di tutto. Allora, KKKK, militare, caserma, eccola qui. Porca vacca! Perché se clicco per muovermi mi mette giù il robo? Non so se anche questo sia un problema dell'interfaccia o sono io deficiente. Decidete voi, cari amici e amiche di Games Italia. Allora, caserma. Allora, piazziamola, perché non posso piazzarla qui? Ah, perché ci sono queste risorse, queste strutture neutrali che non possono essere avvicinate troppo. Non ho nessuno di combattente, eccolo qui. Vai, attacca e muori. Benissimo. Ok, l'inverno sta arrivando, ma forse riusciamo a fare l'ultima raccolta. Salvo questo, questo si mangerà qualcosina. Ah, non è che questi edifici qua dietro li abbandoniamo, però diventeranno più lontani e meno pronti per essere sfruttati da noi, in un certo qual modo. Allora, questo lo mettiamo a mangiare. Così. Ecco che ne arrivano ancora. Allora, spadino, vai su. Bene. Perfetto, questo è stato completato. Manca 3, 2, 1, 0. Andiamo allora così. No, neanche uno. Capperacci. Neanche un ingranaggio. Sta finendo l'estate. Ia. Non mi è piaciuto molto. Ancora tasto Windows, cavolo. Che volevo bloccarlo così per lanciare i dadi. Eccolo qua, per fortuna, forse ce la facciamo per la fine dell'estate. Qua. Ah, manca un coso, porca vacca. Manca un martellino, però intanto posso mettere giù anche la scuola, vediamo, manipolazione, no, essenziale, la scuola, mettiamola qui. Mettiamola, vabbè, me l'ha messa lì. Ripeto, quando muovo questo... Mi mette giù gli edifici, non sono molto contento di questa cosa. Ok, allora un altro di questi che mettiamo qui per coltivare il grano. Uno e due, no, coltivare per produrre la farina e il pane. Qui abbiamo la scuola, ma abbiamo un martello? Sì, ecco il martello. E mettiamo anche questo con un po' di cibo. Cibo inizia a scarseggiare, però attenzione. Non mi piace molto questa cosa. Ancora figure ombrose, alcune figure pallide e magre escono dalla nebbia, si muovono veloci tra le ombre verso le nostre provviste. Dobbiamo impedirgli di rubare le nostre risorse. Ok, abbiamo lo spadaccino che ho conservato per queste evenienze. Eccolo qua, ma sono in due, attenzione, sono in due, sono in due, sono in due. Grosso rischio, grosso pericolo. Ah no, per fortuna abbiamo trovato un altro spadaccino, eccolo qua. Bloccato, e un villico è stato ferito. D'altronde non è il suo lavoro combattere, povero villico. Qui abbiamo esaurito le risorse. Qui andiamo a rifocillare lui, perfetto. La scuola, ok, qua i militari sono pronti, possiamo trasformare un villico in militare, mettendo
il dado villico e aggiungendo due unità di ferro. E avremo un bel militare con, se non sbaglio, il dadi blu. Che avranno diverse facce rispetto a quelle che abbiamo per i villici. Inoltre i villici non saranno contenti di aver perso una parte della loro popolazione. L'inverno è arrivato, ma noi siamo stati previdenti, abbiamo preparato tutto. Allora, aumenta tutte le risorse raccolte da tutti i luoghi all'interno di un distretto dei villici. La casa può essere usata da tutti i dadi, nella prosperità, e la salatura raddoppia il cibo prodotto in tutti gli edifici all'interno dei distretti dei villici. Questo potrebbe essere interessante, effettivamente. È tra l'altro una legge rara, perché adesso io vado... Allora, togliamo questo, togliamoli tutti. E abbiamo ottenuto un dado soldato. I dadi soldati, vedete, hanno una faccia con spada da due, poi spada, spada, martello e poi anche torcia. Adesso i nemici inizieranno ad essere più vari, e per cui alcuni avranno bisogno di essere affrontati da spadaccini e altri da torciaioli. Adesso abbiamo questo torcio, che mettiamo subito bloccato così. Questo si è congelato, non so perché... Però si è congelato, inizia a nevicare, ma insomma la probabilità era bassissima, era del 5%. Eppure, si è... ecco però, nella tempesta abbiamo sbloccato la combinazione speciale del nostro re e quindi abbiamo tolto il malus congelato al nostro dadino. Allora, mettiamo qua, rifocilliamo un po' di gente e ho detto che avrei costruito un altro mulino, quindi andiamo a costruire un mulino immediatamente, produzione mulino, e lo piazziamo all'interno del distretto dei villici. Questo lo andiamo a distruggere, così, plop, non ci serve più. Purtroppo ci restituiscono solo parte del materiale che avevamo usato per costruirli, però non importa, perché comunque ne avevamo. Benissimo, due così, costruisci una scuola, la scuola non è ancora pronta, l'ho lasciata un po' perdere per il momento, ma mi perdonerete, stavo occupandomi di altro. Il campo, vedete, è inagibile al momento, inizia a nevicare e bisogna anche iniziare a mettere un po' di legname qui dentro. Come si fa a vedere l'area di copertura? Non mi pare si veda. Quindi costruiamo un'altra caldaia a vapore, devo inventarmela un po' così, come vedete, per cui se la metto qui perdo un sacco di spazio, la metterò lì. Vabbè. Ok, mulino pronto, andiamo a preparare ancora un po' di cibo, abbiamo 6 unità di grano per cui dovrebbe andare bene così, anche cibo lo prendiamo da qui, purtroppo questo è al freddo, sì, mancano un po' di indicazioni, questo è al freddo ma non ci viene detto da una indicazione precisa e questo un po' mi dispiace, lo ripeto, perché il gioco è molto bellino ma alcune secondo me ancora parti da smussare. Ecco qua, costruiamo subito il nostro boilerone. Ok, raccogliamo anche le ultime risorse da queste parti. Boilerone, sei pronto? Non ancora. La scuola continua a lasciarla perdere, è un po' come lo Stato italiano. Questo staterello sull'anello. Officina di ricerca anche dobbiamo costruire, ma intanto la piazziamo da qualche parte. Manipolazione, no, vasca di potenziamento. Quale, essenziali? No, non mi ricordo più. Dov'è? Non è religione. Caserma, ma posto militare. Dove cavola? C'è officina di ricerca, eccola qui. La costruiamo. Qua non si può fare, la costruiamo qua, tra i villici, dai, tiè. Ok, questo dado si magna. E anche tu, tiè. Poi. Benissimo. Ah, nessuna costruzione però. Questo perché ho detto benissimo. Ah sì, perché faccio un po' di granaglie qui. Così. E tac tac. Questo edificio è una caserma. Bah, basta soldati per il momento. Questo lo trasfermiamo in un edificio per soldati. Però ho un solo oro. No, ne ho due. Ok, perfetto. Continuiamo la raccolta per esaurire queste risorse qua. Vediamo se posso costruire anche la taverna che dovrebbe riscaldare
i nostri uomini. No, manca la birra, che non abbiamo. Non so come si produca la birra. Il tempio, però, abbiamo. Monastero. Sì. Il monastero converte un dado cittadino in un dado monaco. Attenzione. Però cittadini non abbiamo ancora perché non abbiamo la scuola. Ci vuole la scuola per creare dei cittadini. Ora vediamo di concludere questa cosa qui. Benissimo. Andiamo a ricaricare. Oh, neanche un dado... Ah no, eccolo qua. Tiè. Questo sempre lo blocchiamo per un po'. Raccolta, tanta raccolta. Ok, un villico si è congelato, ma poco ci potevamo fare. Questo ferito lo andiamo a ricaricare di cibi. Ottimi cibi. Caviamo sto tutorial fastidioso ormai. E andiamo un po' veloci. Un po' velocini. Aspettando che arrivi qualche dado. Così, perfetto. Lanciamo. E neanche un martello, bene. Vabbè, continuiamo la raccolta, oh. E chi ci ferma a noi? Vediamo se c'è qualcuno che ha bisogno di essere sfamato. Loro, anche se sono fuori. Ah, attenzione, non avevo messo... Ah, beh, ci credo che si stanno congelando. Non ho più riattivato i generatori. Scemo. Shame on you. Shame on me. Eccoli qua. Sempre raccolta. Qua. Martellone. Oh, finalmente, ecco la scuola che sta arrivando. E ci attaccano, ci attaccano. Cos'è questa cosa blè? Non so, c'è una cosa blu. Ah no, è il municipio, ecco qua, il blu è il municipio dei soldati, perfetto. Un nuovo distretto è stato fondato, quindi loro sono contenti. Oh, dadi, mi sono morti dei dadi, senza che me ne accorgessi. No, uno è lì. E tre sono qua, no? Manca uno? Ah no, sono qua. Uno, due, tre, quattro, sì, sono quelli che mancano. Allora aspettiamo un attimo che tornino loro almeno. Beh, posso aspettarli tutti in realtà ormai. Ecco fatto, tiriamoli. Ah, ecco, abbiamo sbloccato. Abbiamo fatto la nostra mossa speciale. Ottimamente eseguita questa cosa. E costruiamo anche un'officina di ricerca, abbiamo detto, che è qua. Qua, 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 qua. Quindi, ecco qui, uno e due. Poi, sempre la raccolta. Raccolta e raccolta, questo va a sfamarsi qui, tiè, e qui, ok, ce l'abbiamo uno, e ancora grano, l'ultimo grano dell'anno, ma ce l'abbiamo. Per l'esplorazione, allora, c'è nessuno che ci attacca, al momento no. Qui abbiamo miniere di pietra, erbaglie, e qua foresta ancora, ok, foresta e foresta, perfetto. Siamo un po' scarsi di pietra, qua ce ne sono ancora 18 però, quindi non è malissimo. Vediamo se si sblocca qualcuno, lui. Ok, sta finendo la carica di legna. Eccola qui, ed eccola qui. Ok. Raccolta, raccolta... E ta. Questo ingegnere qui, niente. Ah, beh, trasformiamo qualcuno in cittadino. Questo qua, per esempio. E andiamo anche a costruire un nuovo municipio. Perché no? Perché no? Produzione, no, è essenziale. Municipio, piazziamolo. Sì. Lavoratori non ne abbiamo. Non mi pare sia arrivato nessun nemico più, come mai? Allora, dobbiamo potenziare tre villici in cittadini. Ecco qua il primo cittadino. Andiamo a vedere che facce hanno i cittadini. Hanno due facce ingranaggi, di cui uno di livello secondo. Poi abbiamo due facce martello, due facce studio. Facce studio serviranno per scoprire le nuove invenzioni che sono costruite all'interno del coso qui, dell'istituto di ricerca. Qui l'inverno sta finendo, ma
Preferisco comunque andare a mettere un po' di legname così. Tanto legname, ripeto, al momento siamo a posto con quello. Vediamo. Trasformiamo anche al prossimo lancio di dadi questo villico in cittadino. Vedete, i villici sono un po' più scontenti perché abbiamo trasformato alcuni di loro in altre classi, però non troppo malvagiamente. Continuiamo la raccolta qui e anche un po' di cibo, così. Questa per la costruzione mi serve, sì, per il municipio, eccolo lì. No, puoi ricercare nuove tecnologie, abbiamo concluso l'edificio di ricerca e abbiamo ottenuto anche un altro cittadino. Ne otterremo un altro ancora perché così avremo tre, che come ci chiede l'obiettivo, e poi li useremo appena avremo al posto di ingranaggi e martelli i libroni, li andremo a mettere nel loro centro di ricerca dove si spezzeranno la schiena su libroni nel tentativo di scoprire nuove meraviglie. Questa cos'è? Una foresta, ma è fuori dal nostro territorio. Attenzione, qui sarebbe bene costruire un altro municipio. Allora, facciamolo, facciamolo pure un altro municipio. Essenziali, municipio, eccolo qui. Andiamo a costruire così per liberarci un po' di queste belle risorse. No, abbiamo ancora questa foresta, quante ne mancano? 7. Qui 16, 15, quante c'è? Quanta roba, quanta roba. Qua c'è la pietra che un po' scarseggiava, in effetti. 9, 23, non è male. Questo lo facciamo mangiare al calduccio, possibilmente. Ecco qua. Dai, finisce estate, finisce inverno, forza e coraggio. Così. Così, martellone qua. Ok, anche qua mi serve un martello. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Eccetera. Vabbè, le nuove tecnologie. In pratica, ogni volta che useremo tre libroni sull'officina di ricerca otterremo un punto ricerca, come abbiamo visto prima, che l'abbiamo trovato da un incontro, fra virgolette, casuale, e a quel punto potremo sfruttarle per migliorare la nostra ricerca. Per passare al livello secondo dobbiamo impiegare alcune risorse, le abbiamo, quindi andiamo subito a sbloccare. Ricorda molto Frostpunk questo gioco, eh? Devo dire che come ispirazione non mi stupirei se gli autori ci rivelassero che c'è proprio Frostpunk. Poi non ho letto sinceramente le varie descrizioni pubblicitarie, quindi può benissimo essere che l'abbiano detto e io sono qua a raccontarvi storie. Però sicuramente non credo che ne facciano mistero nemmeno loro. Bene. Oh, in questa sezione. Questa sessione di gioco mi vengono sempre un sacco di, si dicono, di raccoglitori. Vabbè. Dai, l'inverno è finito l'inverno. Solo 15% di possibilità di congelarsi. Qualcosina che posso fare da queste parti? No, stiamo aspettando che concluda lì e poi gli metto questo esploratore per ampliare il nostro territorio qui. Avrei previsto che questi accampamenti sparissero, sinceramente. Con le buone o le cattive. Magari usando una torcia, chi lo sa. Cittadino si è congelato all'interno di municipio. Vabbè, pazienza. Tanto adesso si scongelerà. Ok, vedete, abbiamo sbloccato varie belle cose. Ecco, miniera di ferro che non avrei saputo mai riconoscere se non me l'avessero detto. Va bene. Forse perché è un po' rossiccia, ossidata, non lo so. Però non posso fare molto altro finché l'inverno non finisce. Quindi rilancio i dadi, ma prima sfamo lui. Così. Ok, sempre raccolta, raccolta, raccolta. No, ma davvero, a me intriga anche solo il fatto di vedere qua le cose che abbiamo abbandonato, come abbiamo praticamente sfruttato la natura. Ecco qui il nostro primo librone. Che andiamo subito a piazzare qua.
Allora, visto che ormai l'estate sta arrivando, questi due li blocco per il momento, così. E vediamo che altro c'è. Mi chiedono di costruire una vasca di potenziamento, quindi andiamo subito a fare manipolazione, vasca di potenziamento e la mettiamo qua. Ok, martellone, perfetto, uno qua. Sempre la nostra raccolta, concludiamo questa miniera, se ci riesce. Dai, estate, non sei mai stata così lenta ad arrivare. No, questo lo sfamiamo, possiamo sfamarlo qui. Tiè. Ok, l'estate è iniziata. Benissimo. Allora, adesso che abbiamo tre classi diverse, ognuna ci propone almeno, oh, no, beh, non so quante ne propongano, ma in questo caso ci sono in tre e propongono tre leggi diverse. Allora, abbiamo aumenta tutte le risorse raccolte da tutti i luoghi all'interno di un distretto di villici di 1. Però ormai non abbiamo più raccolta all'interno del distretto dei villici, per cui non ci serve più tanto. Poi strumenti di precisione, l'officina di ricerca richiede un libro in meno, questo è molto utile. Razzia, gli attaccanti sconfitti hanno il 15% di possibilità di fornire del cibo. Noi invece andiamo sugli strumenti di precisione, perché così ci teniamo libero un cittadino. Purtroppo scegliere una legge da parte proposta da una delle classi scontenta le altre due, vedete? Resoconto, legge proposta rifiutata. Loro invece sono contenti perché gliel'abbiamo approvata e anche i soldati non sono molto contenti, come potete vedere. Allora, qui il campo. Beh, potevo fare i villici, in realtà, vabbè, non so. Allora, il campo adesso posso sfruttarlo con questo dado da 2. E vedete, non mi chiede più di usare un altro personaggino, ma mi fa così. Allora, visto che ci sono, costruisco anche un altro, perché no? Un altro campo di grano e lo costruiamo qui in modo tale da avere già pronti i nostri costruttori, così tanto i campi di grano non hanno necessità di essere costruiti nel modo tradizionale. Loro li mettiamo qui a mangiare e anche questo qua. Ok, vasca di potenziamento, dove è finita? Eccola qui, dai che la costruiamo. Uno dei tuoi dadi è malato, attenzione, questo non mi era mai capitato. I dadi malati perdono durabilità nel corso del tempo e possono diffondere la malattia quando vengono utilizzati insieme ad altri dadi. Possono essere curati in un tempio o in uno speziale. Mi sa che sta giungendo il momento di costruire uno speziale. Vediamo se possiamo farlo. Lo speziale, eccolo qui. Lo speziale, lo mettiamo qui, sempre nel distretto dei villici. Due martelloni. Questo è malato, vedete che ha il fondino verde. Qui non c'è però nessuno, ahimè, che ha il martellone per costruire lo speziale, quindi ce la dobbiamo mettere via per il momento e continuiamo invece a fare la coltivazione qui. Questi sono inutili, li sfamiamo però perché è l'unica cosa che possiamo fare al momento per renderli più nuovi. Ok, 18 erbe, non abbiamo ancora concluso. Ah, ancora una sola erba, va bene. Lancio dado. Oh no, ho perso quella cosa lì, vabbè. Così, così. Ci stanno attaccando, attenzione. Attenzione, un attacco. E questo martellone cosa mi serviva? Non mi ricordo più. Ok, questa è la cosa di riferimento. Sì, di potenziamento. Ecco qua, blocchiamoli. Vediamo se muore il nostro villico. No, per fortuna. Li abbiamo bloccati appena in tempo. Ok. Martellone, avevo detto cosa stavo facendo, non mi ricordo più. Aiuto! Aiuto! No, dobbiamo potenziare un dado adesso. Allora mettiamo dell'oro che abbiamo, per fortuna, e anche una erba. Adesso il druido. Ah, lo speziale volevo costruire, certo. Lo speziale, quindi martellone sullo speziale. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Però me ne servono due di martelloni. Benissimo, allora. Vasca di potenziamento, adesso questo dado verrà potenziato, allora metto lui, sta perdendo anche resistenza tra l'altro, e vedrete che questa faccia con la torcia diventerà da 2. Ecco, ci attaccano, per fortuna abbiamo beccato questo, un martellone sullo speziale, vedete sono un po' troppo confusi gli edifici, qui secondo me bisognerebbe lavorarci un po'. Ripeto, anche un'icona da qualche parte che ce la identifichi un po' meglio. Perché così diventa complicato.
Almeno per me, poi fatemi sapere anche nei commenti se per voi sembra una cosa del genere o se l'avete provato questo gioco, perché è uscito ormai da qualche tempo, anche altri YouTuber italiani l'hanno mostrato, dunque non mi stupirei se qualcuno di voi l'avesse già fra i suoi. Ok, allora dobbiamo mettere qui il dado malato con delle erbette. Allora mettiamo lui, sta perdendo un sacco di energia. Fatto, mettiamo questo allo studio, andiamo a coltivare il campo, perfetto, e anche a produrre del pane. Sempre continuiamo la raccolta, ok, qui ormai abbiamo finito, no, tu no. Ok, visto che questo non abbiamo ancora il municipio verde, lo facciamo subito, però non abbiamo oro, quindi non possiamo migliorarlo, niente da fare. Sempre pietra, perfetto. Abbiamo un esploratore, sì, quindi andiamo a espandere la nostra area di influenza. Non è malato, vero lui? No. Sblocca la forgia. Allora la forgia per sbloccarla avremo bisogno di studiare. Vediamo un attimo se possiamo già farlo in realtà. Manipolazione, no. Forgia mi servono 2 punti di ricerca. Quello è a posto. Vediamo se ne abbiamo altri di dadi. Qualcuno ci attacca. Ho uno spadaccino qui della milizia. Ok. Lancio dei dadi. Torniamo a mietere il grano. Il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. Ecco il librone che mi serviva. Magnifico. Qui ci siamo espansi molto bene. Guardate che ricchezza di tutto. Non mi dispiace affatto. Esploriamo anche questo accampamento. E ce n'è un altro anche lì, magnifico. Mi serve un altro spadaccino che non ho al momento. Allora, mi blocco un attimo questi due però. Così. Spadaccino, eccolo qui. Ti è. Un'interessante scoperta. Abbiamo scoperto un piccolo accampamento. Gli abitanti indossano vestiti logori ma sgargianti. Sembrano possedere svariate merci. Fortunatamente il nostro predatore è stato visto mentre cercava di intrufolarsi nel loro campo ed è stato catturato dalle guardie. Resteranno allerta per ogni nostra mossa per un po'. Allora, qui vedete c'è questa relazione. Potrebbero esserci utili, potremmo prendere ciò che hanno con la forza. Io però non ho ancora capito come si potrebbe fare a prendere la roba con la forza. Boh, vabbè, che dire. Sblocca la forgia, non... l'abbiamo sbloccata, possiamo sbloccarla? No, perché non ho abbastanza libroni. Ah, sta lavorando lui, perfetto. Ma questo da 4, andiamo a fargli mangiare un po'. Vediamo. Ah, questo può far così. E basta, facciamo avanti. Ecco qua, grano sempre. Torcia, vedete, da 2. Librone, perfetto. Abbiamo 2 punti, però, quindi possiamo andare a sbloccare la forgia. Manipolazione, forgia sbloccata. E come dirà, costruisci la forgia, suppongo, esatto. Allora, la forgia, per costruire la forgia abbiamo bisogno di 6 unità di ferro. Il ferro lo stavamo raccogliendo prima e continueremo a farlo, suppongo. Attenzione, chi è questo? Con la spada. Eccolo qua. Possiamo far da mangiare anche per lui. Fatto fuori, perfetto. Raccolta di legno. Questo cos'è? Pietra, ferro. Questo cos'è? Ferro ancora. Ok. Andiamo a prendere pietra anche. Ci stanno attaccando di nuovo? Sì. Sempre più fastidiosi. Ah, ferito. Ferito il nostro villico. E qui, se avessi oro, potrei usarlo per potenziare uno dei miei personaggi, ma oro non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Prossimo lancio, mettiamo qualcuno a coltivare, no, a preparare il pane, così, sempre raccolta e raccolta. Tiè. La produzione di pietra è lentissima, no, di ferro è lentissimo, avete visto? 60 secondi per farlo, veramente un tempo molto, molto lungo. Neanche un ingranaggio. Qua non c'è molto da usare per queste cose, ma mettiamo il nostro librone qui. Ecco fatto.
Ok. Questo vai a mangiare, così. Raccolta qui, raccolta qua. Ancora raccolta qui e qua. Orca, 40 minuti già passati. Beh, l'estate sta di nuovo per terminare, ci stanno di nuovo attaccando. E beh, siamo arrivati quasi, beh, non proprio a metà del nostro tragitto. Questi sono in due, non abbiamo neanche. Ah, ce l'abbiamo uno spadaccino. Possiamo piazzarlo qui, ma ce ne serve anche un altro. Sperando che appaia. Non è apparso. Ciò non è piaciuta come cosa. Vediamo se ne arrivano altri. Eccoli qui, i libroni arrivano. Ecco un altro spadaccino. Tiè. Perfetto. Siamo riusciti a sconfiggerli. Questo è molto messo male, per cui lo rifociliamo qua giù. Dov'è finito? Qua no! Fermati! Vabbè, niente. Ah, tenendo premuto Alt, vediamo qualche tipo di. Boh, vabbè. Overlay. Oh, ah, iu, presto, 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 prima che finisca l'estate. Dobbiamo raccogliere ancora granaglie. Ancora un attacco. Sconfiggiamoli così. Qua andiamo a mangiare. Tiro del dado. Qua ne aveva solo uno, vedete? Pericolosissimo. Avrei potuto anche farlo morire in realtà. In realtà i villici, mi spiace dirlo, ma possono anche lasciarci con più agevolezza, perché tanto abbiamo la casa che li moltiplica. Costruisci una forgia. Ok, ne ho 6. Adesso posso effettivamente costruire la forgia. La forgia vicino. No, qua, ecco di nuovo. Non imparerò mai, eh. La forgia la costruiamo qua su. Così, tiè. Martellino. E c'è altro? No, direi di no. Proviamo a coltivare un ultimo grano. Sicuramente posso fare ancora un po' di pane. Raccolgo ancora qui. Qua. Martellone per la forgia. Eccolo a te. Questo si magna. Ah, cosa ci fa questo qua? Non lo trasformo in cittadino ancora. Questo lo blocco. Questo dovrò rifocillarlo presto. Ok. No, cibo qua, così. Nella tempesta non mi serviva nulla per il momento, ma va bene lo stesso. Allora, la forgia l'abbiamo costruita. E nel prossimo video vedremo cosa farà. Io sono il vostro signor Ogio e noi ci vediamo al prossimo video per l'appunto.